Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi Superstar Saga più scagnozzi di Bowser. Nello scorso episodio siamo entrati nel castello della regina Fagiolona, abbiamo aggiustato le tubature e poi abbiamo affrontato anche la regina in uno scontro all'ultimo sangue. Ma ad ogni modo, oggi cosa c'è da fare? Bisogna andare a trovare una cura per la regina Fagiolona. E bisogna comprare una gazzosa, da quello che ho capito. Ma comunque, vediamo un po' qua. Si possono comprare indumenti, buon uomo? Ah, posso comprare gli indumenti, finalmente! Allora, abbiamo solo tessera castello. E che faccio? Aumenta l'attacco. E a Luigi, invece, aumenta l'attacco e i punti vita. La compro? La compro, va bene. Poi, equipaggio subito. Bene, bene, bene. Sì, se non sbaglio, forse è calata una statistica, ma non ne sono sicuro. Dunque, a Mario farebbero comodo dei pantaloni tiritera che compriamo e mettiamo subito. Ora, per Luigi però, i pantaloni tiritera non sarebbero proprio malvagi, però la velocità cala drasticamente. Quindi per il momento Luigi lo facciamo andare così, dai. Va bene, sì. No, non ti ho parlato, ho premuto B, ecco. Devo andare qui in un posto che non conosco, eh. Va bene. Seguo la strada, seguo. Ci sono un bel po' di nemici. Ah, questo con le ali. Vai, vai, affrontiamo tutti quanti i nemici nuovi. Sì, vabbè, il tempismo, ragazzi, lasciamo perdere. Ho fatto due critici di... anzi, quattro critici. Sei critici di fila. Ok, è molto strano. Devo solo imparare come colpire i nemici ora. Vieni qua tu. Sì, magari col martello, Allora, l'altra volta mi stavo, tra virgolette, tra molte virgolette, lamentando di essere troppo forte, ma in realtà non sono troppo forte. Sono appena appena sopra il livello necessario per sconfiggere il boss, credo. Mi ricordo Superstar Saga su Game Boy più difficile. Quindi o hanno messo più nemici, e quindi ho levellato di più, o non combattevo contro nessuno, ma Superstar Saga per Game Boy l'ho giocato quando è uscito, letteralmente. Quindi magari ho un ricordo distorto dell'opera. Però qui mi pare che ci stiano dando davvero tantissime cure, eh. Questo non me lo sto sognando. Ah, ora qui si può andare, invece. Ma qua è per la montagna Tiritera, addirittura? Oddio! Goomba, che tipi è Goomba? Stai buono! Un Goomba Tanuki. Ah, ma faccio sempre critico allora. Ma che frega. Mamma mia! Oi oi oi! Pensavo attaccasse Luigi, ho fatto un salto strano, invece attaccava Mario. Ah, perché stanno a livello 26. Addio. Mi sembrava infatti un livello un po' troppo alto. Allora, io devo ancora venire di qua, innanzitutto. Non ci sono ancora stato. Basta che i nemici non siano forti come di là, perché sennò è finita. Aeroporto di Fagiolandia, ma... Che succede qui? Mario, leva il martello, per favore. Aha. Ah, a meno che non sia aperta anche dall'altra parte ora questa... No, qua ci sono le guardie.
Ma dobbiamo andare alla casa della gazzosa, quindi qui ci verremo quando sarà il momento. Allora, io devo andare qua, giusto? Oppla, ok, arrivati. Bene, salve. L'accesso al bosco ghigno è riservato alle persone selezionate per ragioni di tutela ambientale. E già la spilla io. Oh, la spilla fagiolo! Il segno di riconoscimento degli ospiti speciali del castello di Fagiolandia. Bene, allora vi ho permesso di entrare nella foresta. Grazie mille. Vi invito a provare il delizioso gusto della gazzosa ridolina. In realtà io avrei già visitato anche un'altra parte, ma non ve lo faccio vedere perché... Beh, non è necessario ora, a dire il vero. Ma magari quando sarà il momento, sì. Tato! Ecco, dai, affrontiamoci, su. E quanto veloce, Speedy Gonzales è arrivato! Sì, probabilmente ho equipaggiata la spilla che mi fa fare sempre critico, quindi meglio così, eh. Non mi lamento. Tato, ti ho sfidato talmente tante volte che mi è passata la voglia. No, a te ti lascio stare, vai via. Oh, allora io vorrei andarmi a prendere questa gazzosa ridolina. Salve. Che bello, salviamo. Come si fa la gazzosa ridolina numero 1? La gazzosa ridolina si ottiene dal frutto della bacca ridolina che si può raccogliere nel bosco ghigno. Si mette nella botte in cui si è versato lo sciroppo, un frutto della bacca ridolina. Basta raccontare barzellette e il frutto, ridendo, emette delle bolle che producono la gazzosa ridolina. La qualità della gazzosa dipende dal tipo di bacca e dalla ridolinità delle barzellette. La sua forma più pura ed elevata, scoppiettante di frizzi e lazzi, è nota come nettare ridolino. Ah, questo è il produttore? Frizzo! Beh, certo. Wow. Sì, ho visto. Interessante. Effettivamente poi in alto, immagino. È un bel labirinto, eh. No, ho saltato, ma non credo. Oddio. Mamma mia, quanto è intricato. Oddio. Ah, qua ci vogliono i salti, fratelli. Anche qua. Sì, so che potrei premere L, ma mi piace fare il giro. Oddio, che succede? Ha parlato da solo. Il famoso ladro fantasma è stato visto, sono io, Ciampo! Ehi, per mille botti! Volete battervi? Strano. Recluta, avanti! D'accordo, capo. Ma è Bowser? Eh sì, dalla voce. Recluta, è tuo turno, elimina questi due, il rosso e il verde. Ehi! Il rosso e il verde. Io questi due li ho già visti. Come, recluta? Pensi di conoscere questi due tizi? Forse. Hanno un aspetto familiare e mi fanno imbestialire. Basta con le chiacchiere! Anche voi come me siete venuti a cercare il nettare ridolino? Ah, poverini, non vi lascerò passare. Io, Ciampo, prenderò il nettare ridolino, succo della beltà del mondo. Recluta, forza! Let's go! Okidoki. Perché alla gente piace urlare? A me non piace urlare. Oh, Tato, tu mi sa che non hai capito come funziona la faccenda qua. Ah, ho premuto male il tasto. Accidenti, però non gli faccio nulla. Come state prendervela con il capo? Quanto lento però, Mario. Ah, pensavo di dover aspettare e poi rimandarglielo. Invece no, ok. Bowser mi sembra che non dia clou su dove colpirà.
Quindi è meglio che alzo entrambi. Buonissimo, buonissimo. Capo no! Allora, Bowser sì, dà delle clou visive, ma prima che lanci, per quando inizia il turno, tipo. Oddio, con martello quanto gli faccio? Non so perché, ma ogni volta che affronto questi due mi si scatena un'ira davvero furibonda. Ah, forse ha un'amnesia. Andato. Wow, 170 punti, mamma mia, neanche bastano. Recluta, vergogna! Chi ti ha salvato mentre vagavi perduto e confuso per il monte? Io! Me ne vergogno. Beh, ora lasciamo stare, il nostro obiettivo è comunque prendere il nettare Ridolino. Non perdiamo tempo con questi due. Proseguiamo, presto! Quindi sì, Bowser ha un'amnesia. Ho capito. Allora, vediamo un po' un attimo una cosa da qua, no? Mi sono venuto da qua sopra, ok. Vediamo un po' che vogliono fare sti due... Aspetta però! Eccolo. Ok, ci posso arrivare? Let's go! Sì! Ok, blue jeans e super nocciola. Mamma mia, ragazzi. Ah, però sempre per Luigi, però... Mamma mia, ragazzi, no. Riducono troppo potenziale. Ho visto nella minimappa che c'era una cassa sopra. Allora, ho sentito un suono che non mi piace. Oh cielo. Ma avete salvato? Sono Turacciolo, il proprietario di questa cantina. E io sono il fratello minore, Etichetto. Quella strana coppia c'era rinchiusi nella botte, ma voi ci avete aiutato, vero? Oh, per concludere il discorso, la strana coppia che ci ha salito sta cercando il nettare Ridolino all'interno del bosco. E se anche voi cercate il nettare Ridolino... Ma chissà se questa gazzosa leggendaria esiste davvero.
Io e mio fratello non abbiamo mai visto il nettare ridolino e nemmeno l'abbiamo bevuto. All'interno del bosco ghigno c'è il santuario intoccabile. Difficile arrivare fin lì. Cosa? Saltando potete calpestare i nemici. E con il martello potete rompere i massi e aprirvi la strada. Sì, ma non tutti i massi, purtroppo. Sicuramente voi due potete addentrarvi nel bosco, ma non con le poche mosse che conoscete. Etichetto, forse con i loro martelli. Sì, dai, dai. Anch'io pensavo la stessa cosa. Ah, forse la trivella? Chiedo Venia. Chiedi Venia, ma non mi pare. Va bene, allora, vediamo un po'. Posizioniamoci come sempre, bene. Ottimo. Allora, a quanto pare ora loro ci insegneranno qualcosa di nuovo, il che mi sta molto bene. Ma se io scendessi qui... Oh, l'uscita segreta? Ah, bosco ghigno. No, rientra. Quindi di là c'è il bosco ghigno, ma di qua ci sono quei due che ci vogliono insegnare altro? Un momento fa ho parlato con mio fratello, ci avete aiutato, e allora vorremmo insegnarvi due nuove azioni martello. Queste azioni martello sono state raffinate nel tempo, in questa cantina. Se imparerete bene, vi torneranno utili nel corso dell'avventura nel bosco. Volete impararle? Certo. Prima, tu, Verdicchio, fammi vedere il tuo martello. Ah, certamente, con un martello del genere. Dunque, tocca l'icona piccolo sul touchscreen oppure la L o R per selezionarla. Fammelo fare. Con B colpisci! Queste sono le misteriose azioni martello! Alzando il martello verso il cielo si impregna di energia del bosco e vedrete! Chi viene colpito dal martello si rimpicciolisce, diventa come un topolino e passa per fessure anguste. Non vi viene voglia di provare? Per farlo tornare normale basta usare di nuovo il martello! Dai, provaci! Mario, scusami. Oh! Hai imparato subito a impregnare il martello con l'energia del bosco! Bene, e adesso provo a farlo tornare com'era. Perfetto! Sei davvero un genio! E adesso tu, Brunello, fammi vedere il martello. Dunque, tocca l'icona talpa sul touchscreen, oppure usa L o R per selezionarla. Ah, bene. Si impregna dell'energia della terra e diventa come un uragano. Chi viene colpito dal martello si confonde con la madre terra diventando invisibile. Ovviamente anche in questo modo ci si può spostare usando la levetta analogica. In questo stato si è come le talpe e si può passare sottoterra. Non vi è venuta voglia di provare? Per emergere in superficie basta premere B. Dai, provaci. Fantastico, strepitoso! Il martello colpisce con l'energia della terra e la forza dell'uragano! Bene, adesso per emergere premi B. Voglio muovermi! Perfetto! E ora è tempo di mettere in pratica le azioni martello. Con le tecniche che avete imparato, prendete due calici da gazzosa che sono nelle stanze di destra. Si dice che quei due calici siano così preziosi che un tempo erano chiamati il tesoro di Fagiolandia. Ora che avete imparato le azioni martello, impregnatevi della luce e... forza! Dunque, gentiluomini, portatemi due calici. Hai detto a destra, io vado a sinistra, perché sono tutto particolare. Non c'è niente, va bene, ho capito. Mi scusi, buon uomo, ma io rimetto la mappa, grazie. Immagino che dovrò usare le azioni martello, vero? Oh, bene, no. Allora, calma. Devo imparare però a evitare di fare ogni volta il giro. Fagiol ghigni. Che succede? Soggiorno dei topolini. Attenzione alla testa, l'ingresso è molto angusto. Pavimento di ferro. Pavimento duro, impossibile scavare sotto la superficie. Quindi qui ci vuole Mario. Ottimo. Il calice rosso, la sua luce è abbagliante. Salve. Attenzione a non colpire le cose sulle pareti. Perché mi tenti, gioco? Non mi tentare, per favore. Hai preso il calice verde. La sua brillantezza
Splende. Ma davvero? Scavare sotto staccionata per... Ok, va bene. Oh, il calice rosso e il calice verde, gentiluomini, siete fenomenali! Favoloso! Ora non c'è più nulla da insegnarvi. Avete imparato alla perfezione le azioni martello. Allora, gentiluomini, dovrete entrare nel bosco per trovare Nettare Ridolino. Bene, bene, bene. Allora, direi di salvare per fermarci qui. Bene, progressi sono stati effettuati. Allora, ogni modo, per questo video è tutto. Come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate i link per i miei social e ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!